Buonasera, buonasera a tutti. Come promesso, oggi ce l'abbiamo fatta e siamo live. Mi sono preparata per un progettino. Penso che sia carinissimo, almeno nella mia testa è carinissimo. Vediamo come viene. Allora, oggi mi preparo col cellulare, arrivo subito così vedo eventuali commenti. Trovo il live, vediamo, eccoci. Allora, intanto qua c'è un riverbero pazzesco, togliamo un attimo. Allora, stasera usiamo questo set di fustelle. Ok, sono pronta. Ciao Giusy, ciao, ben arrivata. Allora, stasera usiamo questo set di fustelle di Lora by Lora, si chiama Mi Habitación. E me lo sono un po' guardata, studiata, è carinissimo, ha tantissime fustelline e permette di creare un'ambientazione, soprattutto baby, in realtà per la presenza della culletta. Però in realtà è un'ambientazione, può essere un'ambientazione anche generica, c'è la porta, il mappamondo, questi bannerini, questo che può essere un poster. Qualcosina mi sono già fustellata. Qualcosina fustelliamo insieme invece e voglio costruirmi una scatolina. Utilizzerò come pack di carte questo vimo da scrap. Allora, la base la faccio con dei cartoncini un po' più pesanti, perché questi sono da 170 grammi. Mentre utilizzerò questo di Florilège, quelle tinta uni, quelle che hanno questa fantasia fronte molto acquerellata, molto sfumata, e tinta uni dall'altra parte. Uso questo rosa corallo, rosso corallo, che in realtà sta bene con queste carte. E no, questo qua il biadesivo mi serve per un'altra cosa, che poi vedremo. E non ho, ah sì, il bianco l'ho preso, ma non so più dov'è. E utilizzo invece, ah no, dove ho messo il bianco? Utilizzo invece per creare il coperchio un cartoncino bianco che al momento non trovo dove ho messo. Adesso me lo cerco, ho già perso un pezzo. Questo pack di carte ci serve per, ciao Ilaria, per fustellare i vari elementi. È perfetto per un'ambientazione baby perché ha tante fantasie piccoline e non so, io le ho trovate perfette, per cui utilizzo questa carta per creare le fuste per fustellare per le fustellate. Adesso vi faccio vedere però volendo, se poi uno vuole creare, per esempio, non lo so, adesso creiamo una scatolina, ma se uno volesse poi metterci dentro un mini album, per esempio, può abbinarci le carte. Allora, intanto che arrivate, io cerco un secondo il cartoncino, se no me lo vado a riprendere. Vero, mi porteresti un off-white? Ah no, eccolo qua, scusatemi. Eccolo, l'ho ritrovato. Ok. Allora, mi sono fatta due schemini. Quindi iniziamo dal coperchio. Quindi mi prendo il bianco. Questi li metto un attimo da parte. Anche la fustella la metto un attimo da parte. Mi prendo invece la taglierina. Taglierina e anche il mio schemino perché mi sono segnata le misure. E non vorrei sbagliarmi, me lo metto sott'occhio così. Allora, parto da un rettangolo da 14 x 18 cm. Quindi 14, ok, per 18 cm. Ok, poi mi prendo il cordonatore che non ho preparato, scusate. Ok. Cordonatore, quindi mi tolgo la lama e mi prendo il cordonatore e vado a fare le mie cordonature. Le faccio sul lato quello lungo da 18, le faccio a 2 centimetri. Due centimetri.
Ok. E ha 12 centimetri. Ok. Mentre su questo lato, sul lato lungo, sul lato corto, insomma, sul lato da 18 centimetri, vado a farmi la cordonatura a 3, scusate, a 3 centimetri. Ok. E a 16 centimetri. Ok, così. Adesso mi vado a tagliare, vado a tagliarmi via questi quadratini che si sono formati, questi qua. Ok, in realtà scusatemi, devo creare la scatolina perché non è che li tolgo. Mi creo l'aletta per chiudere la scatolina, per cui taglio questa lungo questa cordonatura fino all'incrocio delle cordonature, così. E poi mi taglio un pezzettino, tanto non mi serve tutto. Faccio il mio solito triangolino sull'aletta. Ok. E faccio la stessa cosa di qua. Questo lo sto facendo sul lato cordonato da 2 centimetri. Questo lato qua è cordonato 2 centimetri, per cui vado a fare questo lavoro qua. Ok. 1 e 2. Voilà. Questo qua invece è il lato da 3 centimetri. Qui invece questi qua li posso proprio togliere, questi rettangoli che si sono formati qui, questo qua e questo qua, li posso proprio togliere. Ciao Ornella, buonasera, ben arrivata. Stiamo facendo un progettino utilizzando la fustella di Lora by Lora Mi Habitación. Tra l'altro, non so se avete visto che con questa release che si chiama BBM, intanto che parlo lavoro, vado a togliermi sempre qua dei triangolini così. Con questa collezione di Lora by Lora che si chiama BBM, è una collezione di carte, fustelle, sticker dedicate alla nascita. Sara ci ha creato un progettino bellissimo, un cofanetto, non so se l'avete visto, molto molto bello. Allora, qui andiamo a riprendere tutte le pieghe. C'ho il piano un po' sporco perché ho usato il Remi dall'altro giorno con voi e non l'ho pulito. Spero che non mi si imbratti troppo il cartoncino. Tra l'altro è bianco, per cui si vedrebbe tutto. Ok. E appunto ha fatto questa collezione, ha fatto questo progettino bellissimo, Sara. Riprendiamo anche queste, le alette. Ok. Allora, lasciamolo un attimo così e procediamo invece con la base. Vado a prendere altro cartoncino. Questo. E per il sotto invece devo farlo, lo faccio leggermente più piccolo. Quindi, mentre questo qua è da, diciamo, il coperchio finito, ripiegato, è 14x18, la scatolina sotto la farò. Aspettate. No, scusatemi, no, l'ho detto una cosa inesatta. Mentre la scatolina chiusa sarà 10x13. Questo è il lato da 10, questo è il lato da 13. La scatolina, la parte sotto della scatolina sarà 8,9 per 12,8. Mi sono segnato tutte le misure e poi ho sbagliato a leggere. Parto da un cartoncino, quindi per costruirmi la scatolina, parto da un rettangolo da 21,8 per 18,8. Quindi 21,8. Ok.
Terra 18,8. Ok. Poi passo a cordonare. Allora, quindi sul lato da 18,8 vado a cordonarmi a 4 centimetri e mezzo, cioè vado, in realtà vado a farmi delle cordonature su tutti i lati a 4,5 centimetri, ok? Per cui 4,5 mi giro 4,5 4,5 4,5 4 e mezzo. E 4 e mezzo. Ok. Voilà. Allora, questa parte sotto la costruisco semplicemente come, appunto, come sappiamo fare la scatola, per cui mi vado a tagliare lungo le cordonature fino all'incrocio, 1, 2, 1, 2. Accorcio un po' queste alette, tutte quante. Anche questa. E poi mi vado a fare sempre il mio triangolino per smussare le alette. Allora, ok. Uno, due, vedo i commenti, ok, di qua anche. Di qua e ci sono. Ok, ora vado a riprendermi le mie cordonature, però aspetto a chiudere la scatola, aspetto a incollare le alette, lo faccio dopo, così almeno intanto mi sono preparata la base e il coperchio, riprendiamo anche le ali. Adesso passo alla fustellata della porta. Allora, queste le ho fatte, queste non le ho fatte. Passiamo alla fustella. Come dicevo all'inizio, qualcosa ho già fustellato, ma adesso devo fustellarmi la porta, questa qua. Ok, per fustellarmi la porta, che poi andrò a mettere su questo sul coperchio che è bianco, mi scelgo una carta da questo pack che vi ho fatto vedere prima. Questo qua, che si chiama Dream Big Little One, disegnata la nostra Sara. Però io ho dei rimasugli da un vecchio progetto, quindi è tutta un po' stagliuzzata, infatti è perfetto per andare poi a farsi tutte le piccole fustellatine, cioè si possono proprio recuperare tutti i pezzettini perché sono fustelle piccoline piccoline, per cui si possono sfruttare proprio i pezzettini. Allora, la porta la potrei fare, però questo mi sa che è troppo stretto, non mi va, no, mi basta. Potrei farla con i cuoricini, che dite? Sembra carino quei cuoricini, vediamo, speriamo che stia bene. Allora, devo fare due fustellate in realtà. Iniziamo con una. Mi taglio già anche il secondo pezzo. Quindi uno e due mi servono per fare la porta. Allora, Big Shot,
mi vado a prendere la prima, il primo cartoncino, questo qua, me lo vado a postellare. Il secondo invece lo voglio doppiare per renderlo un pochino più solido, per cui vado a fustellarlo insieme al biadesivo. Allora, intanto mi faccio la mia fustellata, la mia prima fustellata. Sono sempre in bilico, ok. Da storta. Ok. Fustellata numero 1. Fatta. Adesso mi prendo un pezzetto di biadesivo. Questo è il biadesivo di moda scrap, il foglio di biadesivo. Mi vado a tagliare in misura un pezzetto di biadesivo. Questo biadesivo è top perché è fustellabile, per cui è molto molto comodo, e lo vado a mettere sul retro di questo. Quindi spellicolo una parte. E me lo vado a mettere sul mio pezzetto di carta da fustellare. Ok, alcune parti escono, per cui meglio tagliarle via perché sennò mi si appiccica sui piani della Big Shot. Evitiamo. Già è incasinato, tutto rovinato. Evitiamo di pasticciarlo di più. Ok, e vado a fustellarlo. Magari in questo caso, visto che c'è anche il biadesivo, gli do due passate, ma si fustella facilmente. Sono fuori camera. Ok. Vado a fustellare e passo un paio di volte avanti e indietro, così sono sicura che me l'ha fustellato. Ok. Sì, me l'ha fustellato perfettamente. Ok. Togliamo un secondo la Big Shot, per ora non mi serve. Quindi abbiamo una fustellata e l'altra fustellata qui col biadesivo. Allora, non vuole uscire così. Ok. Allora, innanzitutto mi vado a prendere la fustellata, quella diciamo singola. E a livello della maniglia, se vedete qui c'è l'embossatura della maniglia. Non so se si coglie. Ah, l'ho fatta al rovescio. Molto bene. Ho fatto la porta al rovescio, con i cuoricini che vanno all'ingiù. Sono un genio del male. Rifacciamo un secondo, perché... Oddio, potrei anche metterla così, eh. No. No, 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 vanno decisamente in giù. Rifacciamo tutto. Sperando di avere ancora un po' di cuoricini, perché erano carini quei cuoricini. No, non abbiamo più i cuoricini, per cui dobbiamo farlo con questo, però non spicca più di tanto. Aspettate. Aspettate che proviamo qualcos'altro. Lo possiamo fare con questa qua, che non ha un fronte e retro, un su e un giù, così almeno non mi sbaglio. Rifacciamo tutto. Scusate, non avevo considerato che i cuoricini avevano un verso. Sono un genio. Quindi facciamo velocemente, tanto ci vuole un attimo. Ok, mi taglio un pezzettino di biadesivo.
Lo taglio già un pochino più piccolo così evito di... Avete visto che oggi ho pubblicato, abbiamo pubblicato un nuovo corso finalmente in presenza. È un corso di colorazione che terrà Sara il 25 di marzo, venerdì, a chiusura del negozio, quindi 7:30, durerà un paio di ore e finalmente riprendiamo con i corsi in presenza, proviamo a fare questo corso in presenza. Quindi chi non l'avesse visto, vada a vedere il post che abbiamo fatto oggi, ci sono tutti i riferimenti, c'è il link al corso, lo dovreste trovare anche nella sezione novità. E così appunto c'è scritto tutto, vedete il progetto che ha fatto Sara, che è molto molto bello. Allora, rifustello un secondino. Utilizziamo le nuove apine, quelle della Clearme, che sono molto belle, sono già molto carine. Poi come colora Sara, ciao. Sono stupende. E utilizzeremo per colorare i Distress Ink. Quindi impariamo a colorare con i Distress Ink. Ce l'avete, è da tantissimo che ci chiedete un corso in presenza con Sara, dove ci insegna a colorare. Per fortuna questa volta ci siamo riuscite. Allora, i posti sono ovviamente sono limitati perché c'è un discorso di capienza del negozio, quindi insomma più di 6 persone, 6-7 persone massimo non riusciremo a ospitare. Per cui chi ha voglia di partecipare ci contatti per avere informazioni o comunque si prenoti perché appunto è il primo corso che facciamo e spero che possa essere stata una buona idea quello di tentare un corso in presenza. Poi continueremo con i nostri corsi online per chi magari non è di Milano. Ok, abbiamo recuperato. Voilà. Quindi, insomma, considerate il fatto che c'è un su e un giù di questa porta. Allora, come vi dicevo, qui c'è l'embossatura della maniglia. Qui con un punteruolo vado a fare un foro, così, e ci vado a infilare, se lo trovo, me l'ero preparata qui, un fermacampione. Eccolo qua, l'ho trovato. Voilà, che mi dà proprio l'effetto, l'idea di maniglia. Ok, voilà, mettiamolo bene verticale, così, lungo, verticale, non orizzontale, ma bello verticale. Adesso vado a spellicolarmi la porta e vado a sovrapporla. Ok, il retro. In realtà non è tanto importante perché è più, insomma, per mascherare la parte bianca dietro, per renderla un pochino più rigida, più sostanziosa. Spellicolo. Quindi sto attenta che questo sia verticale, eh? E vado a sovrapporlo così. Così. Ok. E voilà, schiaccio un po' in modo che aderisca bene il biadesivo. Ok, ed eccoci qua. Allora, adesso prendo il cutter e il mio righello. Questo togliamolo un attimo e vado a tagliare lungo questa imbossatura che mi crea proprio l'idea della porta. Qua in basso non c'è, io vado a tagliare un pochino più sopra. Questo lato qua invece non devo tagliarlo perché voglio far sì che la porta si apra. Qui adesso non vedrete molto, ma io vado a tagliare lungo l'imbossatura.
Ancora un pezzettino. Parte di qua ovviamente c'è il pomello che mi dà un po' fastidio, ma cerco di, scusate, magari si vede la mia testa, scusatemi. Sono concentrata, scusatemi, ma quando taglio col cutter sono sempre concentratissima. Ok, e poi faccio questo l'altro lato. Allora, si vede poco poi con questa luce sparaflesciata, vedo ancora meno, così direi si muove tutto. Aspettate un secondo che non voglio fare danni. Ovviamente mi scivola un po', quindi vado delicata per evitare che mi scivoli il foglio. Ok, e passo più volte. Ok, dovremmo esserci. Qui ci siamo. Vediamo un po'. Qui. Mi manca solo questo pezzettino in alto. Ok, ci sono, c'è solo questo angolino qui che manca. Ok, qui ci siamo. No, questo angolino ancora manca. Proprio un micro, micro. Dov'è che manca qua? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi qua abbiamo aperto, diciamo, la porta. Prima di andare a piegare con il bolino dall'altra parte, mi vado un attimo a riprendere questa piega qui, in modo che poi io possa aprire e chiudere la porta. Ok. Mi vado proprio a riprendere la cordonatura da un lato all'altro. Ciao Nadia! Emma. Io sono sempre, faccio sempre questi live improvvisati, per cui giustamente non siete abituati. Oggi sono addirittura riuscita ad annunciarlo al mattino, per cui lo reputo un lusso. Ok, mi sono ripresa la cordonatura qua e voilà, la mia porta si apre. Ok, adesso. Dunque, considerate che questa sarà la parte che va dentro la scatolina. Il mio coperchio sarà così e si aprirà in questo modo. Quindi io qua mi vado a posizionare la mia porta, la mia porticina. Ok, sperando di essere centrati il più possibile e dritti il più possibile. Così. Sì. Ok. Mi vado a segnare con una matita dove devo andare a tagliare, quindi mi faccio proprio dei segni a matita, così, poi cercherò di essere un po' più precisa dopo col taglio, per il momento mi do giusto dei riferimenti, così. Ora vado un attimo a riprendermi queste linee, questi scempi. Ovviamente avendo un minimo margine posso anche andare un pochino più all'interno, ovviamente, non troppo perché la porticina ha un bordo proprio minimo minimo. Ok, poi con la matita vado, cioè poi con la gomma vado a cancellarmi la matita, per cui. Ok. Direi una cosa così. Ok, allora adesso mi riprendo il mio cutter e vado a togliermi questi
Ma vado a togliermi questo rettangolo qui. Domani invece, allora oggi vi abbiamo parlato del corso di Sara, domani poi in realtà ne parleremo anche di più approfonditamente. Giovedì magari Sara ve lo mostra durante il suo live, perché io non ce l'ho ancora fisicamente in negozio, ce l'ha lei, per cui le dirò sicuramente di mostrarvelo. E poi domani vi parliamo anche di un altro corso che abbiamo in programma, poi ne abbiamo ancora un altro ma non siamo pronti, per cui ve ne parleremo poi più avanti. Allora, mi sono fatto il mio buco, se avete una gomma cancellate, che non si sa mai, magari esce. Ok, voilà, e questo va incollato qui, per cui nuovo tutto bene lungo il bordo. Ok, mettetelo bene bene su tutto il bordo. Ok, e me lo vado a incollare qui, così. Voilà, adesso questo lo lascio un attimo stare, che si incolli bene. Ok, guardate che carino. Ok, già così è adorabile. Non sono stata centratissima, forse. Come mio solito, la precisione è un'altra cosa. Vabbè. Allora, facciamo qualche altra fustellata. Fustelliamo questo che è il lettino. Ci sono tantissime fustelle, poi se vi mostro anche le altre cose. Allora, il lettino che ho già fustellato da un'altra parte con degli altri colori che non trovo, vabbè, fa niente. Allora, noi stiamo facendo tutto su questi toni. Ho già fatto queste fustellate io. Adesso ve le mostro. Ci sono questi bannerini che utilizzeremo. Qua c'è il. Ho fustellato 2 volte il mappamondo, perché prima l'ho fustellato così. No, così. Ma ho pensato di farlo anche così. Non so, poi scegliamo quale ci piace di più. Adesso poi ve lo mostro. Ah, ecco, vedete, qua avevo già fatto il lettino con questo azzurrino, però lo rifacciamo. Qui mi sono fatta un posterino. Adesso vi faccio vedere anche cosa corrispondono. Allora, questo è questo bannerino qui. Ci vanno poi 2 bastoncini, diciamo, chiamiamoli bastoncini, che si fanno con questi, questa fustella qua. Uno e uno, l'altro dov'è? Li avevo fatti bianchi, poi li ho rifatti verdi, quindi è questo. 1 e 1, 2, ci facciamo i bastoncini del banner, adesso lo incolliamo. E mi sono fatta anche con questa fustellina qua che all'inizio non capivo di che cosa fosse, mi sono fatta anche il gancetto per appenderlo. Questa fustella ha proprio queste miniature deliziose. Allora, intanto vado a incollarmi, qui ci vuole proprio come si dice, un contenitore di colla molto molto sottile, perché qui stiamo proprio parlando di dettagli minuscoli. Ciao Riana, ben arrivata. Vado a incollarmi i bastoncini qua sotto. Ok. Qui sopra. Guardate che carino il poster con questo dettaglio della carta con la nuvoletta. Adesso ve l'avvicino perché forse lì non si vede benissimo. Sono un po' lontana forse. Adesso ve la faccio vedere. 1, 1, 2. Poi, come vi dicevo, mi sono fustellata anche questa che è come se fosse il nastrino per appendere. Vado a mettere proprio una goccina di colla sulla parte bassa,
e lo vado a incollare qui. Così. Guardate che delizioso questo posterino con questo dettaglio della carta del pack di moda scrap. Si vede? Delizioso. Ok. Questo è un altro bannerino che viene fatto con questa fustella e questa fustella. Sono queste due fustelle. Una fa la parte piena, che è questa qua. L'altra fa invece la parte di contorno, che è questa qua, che adesso andiamo a incollarci. Poi in realtà, se volete, potete anche fustellare questo qua e vi riprende, vi rifà questa la parte del bastone, diciamo. Allora, vado sempre a mettermi la colla con questo qua che ha la punta sottile sottile, se no già così combino un macello, se no con la nuvola normale è fine ma non abbastanza. Ok. Aspettate che me lo sistemo un po', così abbiamo anche questo fatto. Poi qua ho tutti i miei bannerini che dopo vi spiego come voglio incollarli. Ok, così ne ho fatti un po', forse troppi, qualche stellina mi sono... Allora, questi bannerini sono questi qua, questo bannerino qua, ci sarebbe anche questo bannerino qua. Ma io oggi non l'ho fustellato, cioè adesso non l'ho fustellato, ho preferito fare questo qua. Questa è la stellina, questa è la luna. E infine il mappamondo. Ah no, poi dobbiamo ancora fare anche il lettino, però intanto incolliamoci. Me li incollo tutti e due, poi decidiamo quale utilizzare. Ok. Allora, un verso perché non è esattamente tondo così. Uno e due. Ok. Ciao Gio! Ben arrivata anche a te. Stiamo pasticciando un po' con la fustella di Lora by Lora, mia abitazione. Ok, quando poi decidiamo. Qui ci fustelliamo. Allora, questa è la base, mentre questa qua sarà la parte delle grate. Questa magari la faccio sempre col biadesivo così me lo incolla direttamente. Allora, come lo possiamo fare? Lo farei con dei colori sul rosa. Magari mi prendo questa, che è lo scarto della mia base, e ci faccio la gratina. E il resto lo faccio in bianco, direi semplice, semplice. Così qua ci mettiamo il pezzo di biadesivo, mentre questo lo faccio bianco. Un pezzettino di bianco di prima, eccolo qua. Sì, guarda, questo set di fustelle è troppo tenero, perché ha proprio delle miniature carinissime. Ok. Allora, devo prendermi un pezzo di biadesivo di moda scrap. Sì, no, stavolta sto facendo in versione femminile, perché ho proprio pensato, faccio sempre tutto in versione maschile, perché io ho due maschietti, e quindi faccio sempre tutto in versione maschile, ho detto però, cioè, poi è vero che nascono sempre più maschi, non si sa, ultimamente non so che percezione vi siate fatti voi. Che percezione abbiate voi, ma io ho come la sensazione che siano sempre tutti maschi quelli che nascono. Però ho detto, vabbè, dai, qualcosa per delle bambine. Ok. Mi vado a mettere il mio biadesivo in modo che poi, una volta che ho fustellato, me lo vado a mettere facile facile, perché questo ha tantissimi dettagli, mettersi a incollare è veramente... Sarebbe un po' lungo. Mi tolgo sempre l'eccesso del biadesivo per non impiastricciarmi la Big Shot. Cosa dice la Jo? Scusatemi. Eh sì, prima o poi arriverà anche la femmina. Beh. Vediamo.
Noi gettiamo. Allora, cioè noi gettiamo, se proprio devo avere un altro figlio che sia femmina, almeno troppo. Prima di farne un altro. Allora, smetto di blatterare, fustello. Allora, questo qua, abbiamo detto che faccio la base bianca. E qui faccio invece il mio lettino sul rosa. Ok, che poi questa divisione maschio-femmina, rosa e azzurro, se sentisse la mia amica, si arrabbierebbe. In effetti questo pack di carte che ha fatto moda scrap, più che questo, molto più l'altro che ha fatto l'anno scorso, che si chiama, non mi ricordo più, ti ricordi vero come si chiama l'altro? Quell'altro pad di carte baby che ha fatto, qualcuno di voi se lo ricorda? Io non me lo ricordo, non ho più. Moda scrap. New baby, brava. New baby si chiamava. Io ciò non c'ho più memoria, ragazze. Vediamo se si è fustellato bene. Quello è molto più ne neutro, cioè non è prettamente maschio o femmina, ma è molto più neutro. Allora, qui sì, siamo, si è fustellato abbastanza bene. Settimana prossima probabilmente la nostra Vero ci farà un live. Sì? Si è Dai. occupato adesso. Sta studiando un prodotto nuovo che è arrivato di stamperia, non proprio di primo super, insomma, non è che lo guardi, capisci, almeno noi no, cioè noi, io non l'ho manco guardato. La nostra Vero l'ha studiato per bene e ce lo mostra settimana prossima. Per cui finalmente torna anche la nostra povera Vero che... Ok. Qui sto per spaccare tutto, non ti spaccare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora. Tolgo un po'. Allora, Big Shot mi sembra che non mi serva più. Mi sembra. Quindi la spostiamo. Noi poveri umani non possiamo capire. Allora, togliamo quello che non ci serve, questi li possiamo buttare. Tolgo dalla fustella questa fustellata che ha già anche il biadesivo. Ok, pianino pianino perché questa qua mi si è un po' incastrata nella fustella. Ok, piano pianino. Ok, ce l'ho fatta. Mi si è anche spellicolata e la vado a mettere qui sopra. Domanda, ma voi mi vedete? Perché forse ho la telecamera troppo alta. Breve sondaggio. Mi vedete bene? Ho come l'impressione di avere la telecamera un po' troppo alta. Come vedete, basta appiccicare ed è bella che fatta. Non devo mettere colla o cose strane. Basta mettere un po' di biadesivo dietro, lo fustello e tac, ho la mia, il mio lettino fatto. Ok, quindi questo set adorabile lo mettiamo un attimo da parte e vado a prendermi la scatolina che nel frattempo si è incollata alla porta, per cui posso aprire e chiudere tranquillamente. Sposto un po' le fustellate, me le metto da parte. Allora, prima di andare a incollare la scatola, mi vado a incollare questa aletta qui, qua. Ok. Me la vado a incollare qui, in modo che poi mi si crei questa specie di meccanismo di apertura. Allora, metto bene la colla, soprattutto sul bordo. Ok. La vado a mettere, scusatemi se magari mi sovrappongo un po' con la testa perché voglio metterla bene, voglio metterla dritta. Ok,
non è dritta, eccoci qua. Voilà. Vediamo un po'. Facciamo un attimo la prova per vedere se è giusta. Sì, è giusta. Ok. Andiamo a schiacciare un po', in modo che si incolli per benino. Ok. Adesso vado a chiudere la scatola, quindi metto la colla sull'aletta e vado a chiudere così. Da una parte, dall'altra. Adesso vediamo se si chiude bene, perché forse l'ho incollata troppo in basso il coperchio. Vediamo. Male che vada, smusso un pochino queste parti qua. Poi qui l'altra aletta. Qui. Anche un po' qua sul bordo, se no poi mi si alza l'aletta. Ok. E infine dobbiamo attaccare le alette del coperchio, per cui questa così. Una, questa di qui, e ok, facciamole asciugare un pochino, adesso vediamo se si chiude. Ok. Qui non è messa bene. Ok, voilà. Questa è la nostra scatolina. Non è finita qui, perché a parte che la devo decorare, ma all'interno voglio metterci un pezzo di acetato. Quindi mi vado a prendere l'acetato. Eccolo qua, la taglierina. Allora, il mio interno abbiamo detto che è 8,9 per 12,8, per cui la larghezza la tengo ancora un pochino più bassa, per cui invece di 9,8 facciamo un 9,6, 7. Ok, aspettate che c'ho il cordonatore. Via. Invece di 12,8 ci mettiamo almeno un centimetro e mezzo, un centimetro per il bordo, per cui per fare la cordonatura. Per cui abbiamo detto 9,7, per invece che 12,8 facciamo comunque sempre un 2 mm in meno, quindi 12,6 più un centimetro 13,6. Spero di essere stata chiara. Adesso lo rivediamo insieme. Allora, 13,6 abbiamo detto. Ok, allora abbiamo preso un pezzo di acetato, l'abbiamo reso un pochino più piccolo rispetto al coperchio, in modo che cioè non sbordi rispetto alla scatola. E abbiamo creato sul lato lungo un'abbondanza di 1 cm, che adesso vado a cordonare. Ok. Ok.
vado sempre a smussarmi l'aletta così. Ok, me lo vado a piegare, metto la colla qui. Anzi, prima di mettere la colla vado allora, lo incollo dopo, però vi faccio vedere brevemente cosa voglio fare e poi andiamo a metterci gli elementi decorativi. Lo voglio incollare qui in modo che mi rimanga una sorta di protezione alla mia scatola. Ok, allora, facciamo una prova per vedere che non sia troppo grande. Infatti mi sa che devo, vedete che mi esce un po'. Vado a tagliare una striscettina sul lato perché è un po' troppo grande. Poi se no non mi si chiude la scatolina. Allora, proprio poco poco. Ok, così. Via. Così mi riprendo di nuovo la mia aletta, vediamo se adesso va bene. Sì, decisamente come lunghezza, vediamo un po' come lunghezza, direi che ci siamo. Ok, allora prima di andare ad attaccarla, qui voglio andare a metterci delle decorazioni che spuntano, così quando apri la porticina vedi la cameretta, diciamo. Volevo mettere il lettino. Quindi guardo che possa essere una così. E me lo vado a incollare qui. Un attimo a rivedermi che sbuchi bene così. Ok, poi mi metto, cosa posso mettermi? Allora, questo volevo mettere anche questo, me lo metto tipo qui, vediamo che sbuchi un pochino. Sì. Anche qua andiamo a metterlo qua sul bordino. Ok, guardate che cameretta adorabile. Ok, lì è uscita tutta la colla. Poi dopo magari andiamo a pulirlo un po'. Poi cosa ci mettiamo? Mettiamoci una stellina e una luna. Una stellina qua. Poi io questa scatolina l'ho pensata come una scatolina per metterci magari un dono, che può essere, non so, una mussola, delle scarpine. Però volendo uno ci può anche creare un album, un mini album e metterglielo dentro. Io non faccio il mini album, faccio solo la scatolina. Questa me la vado a incollare qui. Ok, va tenuta un pochino perché ovviamente poi l'acetato fa già un pochino più fatica a incollarsi, per cui va tenuta un attimo.
Volendo qua poi mi vado a fare anche un quadratino, anzi lo farò per coprirmi questa cosa qua e mi protegge anche un pochino, cioè per coprire il bianco qui e mi va anche un po' a proteggere questa parte qua. Mi taglio proprio un rettangolino. Dovrebbe essere da 4,5 per, abbiamo detto, per 9,8. Per cui 9,8. Poi di nuovo vado a vedere se devo accorciarlo un pochino, lo faccio dopo. Per 4,5. Ok. Perfetto, così mi copre anche questa parte brutta. Non so se riuscite a vedere quello che sto facendo. Spero di sì. Adesso vi faccio avvicino il progetto così lo vedete. Ok. Altro che si pieghi ancora il mio acetato, forse devo farlo un po' più corto. Sì, scusate, prima che mi si incolli, lo devo accorciare un pochino perché sennò la piega della la cordonatura dell'acetato si va proprio a sovrapporre al cartoncino e non mi si piega più. Ok, così dovremmo esserci. Vediamo un po'. Sì. Ok, allora aspetto un attimo a piegare il mio acetato perché sennò mi si stacca. Ok, vediamo un po'. Sì. Ok. Qui adesso decoriamo la parte sopra, però intanto vedete, io ho la mia scatolina, apro e vedo il lettino. Il poster si intravede, la stella e la luna. Poi qua, ripeto, uno ci può mettere un dono. Anzi, qua volevo smussare un po' gli angoli così almeno uno apre più facilmente l'acetato per prendersi il regalo o l'album, in modo che lo apre così. Poi magari forziamo un po' di più l'acetato. Al momento non lo forzo troppo perché ho paura che mi si stacchi. Si deve ancora asciugare la colla. Ok, allora finiamo di decorare la copertina. Metterei qua il mio bannerino proprio sulla porta. Così. Poi mi prendo un pezzettino di un cordoncino tipo questo. Proprio un pezzettino, lo vado a bagnare nella colla, quindi metto un po' di nuvo e la bagno. Poi devo andare a pulirmi le mani perché sennò imbratto tutto. Ok, ancora un pochino. Ok, adesso mi vado un attimo a sfregare le mani per non imbrattare tutto. Vado a fare una specie di cordoncino così, ok, che dovrebbe attaccarsi. Ciao Eleonora! Ciao la nostra Eleonora, eccoti! Che stiamo già pensando ad altre cosine noi, eh? Sì, è andata, abbiamo fatto un live che è stato un successone con quel progetto stupendo. Ok, quindi l'eccesso, vedete, faccio così, l'eccesso lo vado proprio banalmente a togliere con le forbici. Zac, zac. Allora, aspettate che qua mettiamo giusto una striscionina di colla. Ok. Così, e vado a mettere i miei bannerini.
ne metto uno qua, magari metto quelli un po' più colorati, ne metto uno qua. Ne metto un altro qua. Ovviamente devo stare attenta. Anzi, questo mettiamolo che va in su, poi gli taglio la. Ok, perché deve, ovviamente deve aprirsi la porta, per cui non posso andare sopra con la col bannerino, se no non mi si apre più. Così. Qui gli taglio la culina. Voilà, poi ci mettiamo una stellina, qui la luna, poi ci volevo mettere anche il mappamondo, però vediamo se non è troppo grande. Qua poi non si riesce ad aprire la porta. No, mi sa che non mi sta il mappamondo, non mi ci sta proprio. Ok, qua magari ci possiamo scrivere, ci possiamo magari mettere il nome della di chi riceve il dono, della bimba. Ci possiamo mettere le immancabili paillette, le immancabili paillette che non trovo. Ah, eccole qua. Mettiamoci due immancabili paillette e poi direi che il nostro progetto è fatto. Queste magnifiche pagliettine. Oppa, moda scrap, me ne è partita una. Aspettate, dove ho finito? Qua. Allora, sono bellissime queste pagliette. Quando uno le vede nelle confezioni, Non rendono giustizia, perché poi uno le apre e sono di una bellezza. Allora mettiamo giusto due pagliettine per riempire un po', una qui, mettiamo tre qui. Uso queste un po' più delicate, un po' più soft. Una qui. Una qui. Una qui. L'ho messa al contrario, molto bene. Aspettate. Che l'ho messa al contrario. Voilà. Ok. La mia scatolina è fatta, eccola qui, ve la faccio vedere per benino. Questa è il mio coperchio con la mia porticina che si apre, si intravede la stanzina e poi apri e hai appunto la stanzina e poi puoi aprire e qua dentro ci puoi mettere il tuo regalino, il tuo mini album, quello che vuoi, insomma. Voilà. Eccola, eccola qua. Forse avrei potuto usare una carta pattern, mi sembra un po' vuotina a ripensarci, mi sembra un po' smortina, però vabbè. E va bene, spero che vi sia piaciuto il progettino, che appunto vi abbia ispirato. Bella, non lo so, Gio. Cioè, l'idea che avevo in testa, cioè l'idea è bella, non me lo dico da sola. L'idea che avevo in testa era bella, però non lo so, forse avrei scelto una base invece che il bianco, forse stava meglio un puarino, non lo so, mi sembra un po' smontina. Vabbè, magari me la rifaccio. Grazie per avermi seguito. E niente, ci vediamo domani in realtà, perché domani vogliamo parlarvi dei corsi che appunto. Puoi piegarla, mi sono persa Paolo il tuo commento, puoi piegarla in parte, che cos'era? Mi sono persa, scusami, non l'avevo vista. Sì, allora volevo dire che domani parliamo dei corsi e chissà se già riusciamo anche a parlarvi della prossima Mystery Box, ancora non lo so.
Vediamo se siamo pronte anche con la mystery. Va bene, buona serata e a domani allora. Grazie.